Il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle di Pescara, in una conferenza sul posto dopo i recenti fatti di cronaca, ha chiesto a Rancitelli, in particolare nel Ferro di Cavallo, l'intervento dell'esercito e delle istituzioni, soprattutto del prefetto. Erika Alessandrini parla di emergenza nella zona e con i consiglieri Paolo Sola, Giampiero Lettere e Massimo Di Renzo ha presentato proposte per la tranquillità dei residenti e dell'intera area in questione, come anche di altre zone della città interessate da fenomeni di criminalità. Sono anni che c'è un'emergenza e negli ultimi giorni ancora di più. È necessario ormai un intervento non più procrastinabile da parte di tutti gli enti coinvolti, regione, provincia, comune, prefettura e se vogliamo anche magistratura. Siamo qui oggi proprio per presentare il nostro ordine del giorno che domani verrà sottoposto alla valutazione dell'intero Consiglio Comunale perché l'emergenza sicurezza che c'è nella nostra città è un problema che riguarda tutti. Noi chiediamo innanzitutto la partecipazione, quindi l'adesione della città di Pescara al progetto nazionale Strade Sicure, che prevede quindi il dispiegamento di forze dell'esercito per garantire un presidio costante di legalità e sicurezza sul territorio locale. Chiediamo poi che ci sia un'azione forte riguardo le occupazioni abusive degli alloggi popolari e chiediamo poi l'istituzione proprio al sindaco e all'attuale giunta di un ufficio specifico per le periferie che quindi si occupi di programmare, di trovare i fondi, di intervenire e di mettere a sistema tutti gli enti che hanno a che fare proprio con la programmazione sia urbanistica che edilizia, che economica, che sociale soprattutto, per dare risposte immediate. Dal canto loro, alcuni residenti che non vogliono farsi riprendere al nostro microfono. Siamo ridotti in uno schifo, uno sporchizzo da tutte le parti. Questo è. E bisogna anche andare d'accordo e volersi bene. E poi la paura tutti li abbiamo. Chi è che non ha paura di qualsiasi cosa? Mia mamma è anziana, è tranquilla, quindi non ha paura perché la conoscono, è una brava signora, però ci può capitare. Io vengo, non lo so che mi succede, insomma. Senta, l'esercito qui secondo lei ci vuole o no? L'esercito qua, lasciamo perdere, Perché? no, lasciamo perdere perché sennò che si muove la pina che me ne ha avuto. Andiamo proprio esclusi. Proprio esclusi, quelli vedono sempre i precedenti, vedono una persona ruba una casa. Se ruba una casa si mette dentro, lo fa perché necessità, non lo fa perché. Però diciamo che è contro la legge, questo lei lo sa. È dormire sotto i ponti, giusto? All'italiana perché non date un'opportunità? Sono persone, io che sono andata a chiedere lavoro al comune, non me l'hanno voluto dare. Mio marito ha combattuto per lavoro, lavorava qui, qua alla pace, questo giardino della pace lo teneva come l'oro, non ci entrarono nessuno e poi è stato licenziato perché per le fedine penali. Chiediamo al prefetto di venire qui, di rendersi conto con i propri occhi di qual è la condizione di degrado e dove vivono e come vivono i cittadini residenti a Pescara.